Oggi è il giorno della protesta, anche TV a Roma per difendere il pluralismo dell'informazione. Primo Atlante moderno della storia recuperato, era stato trafugato dal vescovo Lucchesi Palli, la riconsegna alla biblioteca lucchesiana di Agrigento. Da oggi open day nel lab dell'isola, AstraZeneca e Johnson & Johnson senza prenotazione a chi non ha patologie, ok ai vaccini per chi viene in vacanza in Sicilia. Inchiesta a Borgo Scala dei Turchi, chieste 8 condanne. Entra nel vivo l'udienza preliminare degli autisti della TUA accusati di truffa e interruzione di pubblico servizio. La Fortitudo Agrigento batte Omegna e strappa il pass per la finale dei play-off. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, oggi è il giorno della protesta. Anche TV a Roma per difendere il pluralismo dell'informazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, una manifestazione cui tantissime radio televisioni siciliane sono presenti, ma anche tante televisioni e radio di tutta Italia, per rivendicare il nostro diritto a trasmettere in un etere libero. Da un altro anno purtroppo le nostre frequenze saranno cedute a Rai e a Mediaset per continuare a fare il nostro lavoro che da oltre 40 anni facciamo. Dobbiamo pagare un canone di affitto di oltre 5.000 euro al mese più IVA, 6.100 euro. Chiediamo che i ristori del Covid-19 non vadano più, secondo l'articolo DPR 146, che ha destinato oltre 150 milioni di euro, solo a 100 emittenti grosse e raccomandate. Chiediamo che la libera informazione, il pluralismo informativo continua a esistere come esiste dal 1980, quando con la legge Mammì diedero vita alle radiotelevisioni locali. Speriamo che la nostra protesta faccia breccia in questo mondo della politica e che possiamo continuare a trasmettere come lo abbiamo fatto, dando voce al territorio, alle istanze del territorio, e non spegnere la luce che in ogni casa c'è. Ma l'ultimo è l'inizio, noi non ci stanchiamo mai di ricominciare, ricominciamo per risorgere, dobbiamo assolutamente rifare la storia di tutta la comunicazione italiana. Mani sporche ci sono, ecco perché abbiamo detto vogliamo le mani pulite. Cosa rivendicate, Diomede? Ma soprattutto posti di lavoro, sicurezza di frequenze, capacità trasmissiva, canali sicuri, per le radio che è importante, una FM pulita. E con la vogliamo fatta con la nuova tecnologia, che non solo il DAB che non ci soddisfa perché purtroppo ci hanno dato poche frequenze, ma soprattutto perché oggi c'è una tecnologia cosiddetta isofrequenziale. Quindi questa dobbiamo adottare, è più economica, è più efficace e si lavora con le stesse frequenze senza andare a impiegare altre risorse. Su questo chiediamo che la radio sia riconsiderata. E poi ci sono il sostegno, ci hanno tolto tutto, perché hanno cominciato, perché si sono sporcate le mani, perché hanno cominciato a toglierci le frequenze per darle ai telefonici la prima volta, poi la seconda volta oggigiorno, ci hanno tolto la capacità trasmissiva, ci hanno tolto quel poco di sostegno all'editoria che ci spetta per legge, perché non ci regala niente nessuno, è previsto dalla legge, articolo 21 della Costituzione, che le emittenti radiofoniche, televisive, la carta stampata va sostenuta dallo Stato perché è un bene per la libertà, la democrazia di questo paese. Ci hanno tolto pure quello, quindi a questo punto ci siamo decisi a dire basta con le mani sporche e ricominciamo con le mani pulite. Presidente, parliamo del 146-17, questo famigerato articolo che ha visto 150 milioni di euro distribuiti a sole 100 emittenti, e l'emittenza ora per trasmettere dopo 40 anni di etere libero deve pagare 5.000 euro al mese, roba da criminali. Non sono 150 milioni, ma in 5 anni sono 450 milioni che hanno dato solamente ai soliti noti, cioè attraverso un regolamento pilotato. Quindi quando si hanno l'amici da favorire, che si fa? Si fa un regolamento a misura, con il vestito si prende e si prendono le misure, si fa con i requisiti degli amici. Questo hanno fatto, è una sporcheria, quindi si sono sporcate le mani e per questo diciamo mani pulite. Quindi anche l'146 deve essere rivisto assolutamente, fino alla morte lotteremo per questo, perché l'146 sono soldi pubblici che vanno
per il sostegno all'editoria di tutto il settore radio, televisione e carta stampata. Non lo dimentichiamo, noi siamo alleati di carta stampata, quindi bisognerà unirsi anche alle federazioni della carta stampata e fare una lotta unica per riformare l'146. Presidente, c'è il rischio che da un altro anno solo pochissime emittenti si potranno permettere il lusso di essere trasmesse dalle reti che finora sono state libere, acquisite e date a Mediaset e alla Rai. E certo, perché quelle che si può mettere in lusso sono quelle che hanno preso i soldi. A voi non hanno dato nulla, vi hanno indebolito, quindi vi hanno praticamente annullato dal mercato. Quindi praticamente quando un emittente non viene sostenuta, perché sappiamo che è l'emittente che fa informazione, che fa editoria, non l'emittente delle televendite, noi non siamo l'emittente delle televendite, mettetelo nella testa, signori del MISE e signori politici, noi siamo quelli che informiamo i nostri ascoltatori, che informiamo il territorio, siamo i portavoci della voce del territorio, ci dovete sostenere perché lo prevede la legge, senza la voce del territorio l'Italia muore, non c'è una democrazia che sia una democrazia giusta, equa, plurale per tutti, c'è una democrazia che è plurale per pochi, non per tutti. Incidente mortale a Palermo la notte scorsa intorno all'1. La vittima è Nicolo Acquisto, 32 anni, morto questa notte nella zona della Favorita, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Il giovane viaggiava a bordo del suo Biagio Beverly e stava percorrendo viale Margherita di Savoia, la lunga discesa che collega il parco della Favorita a Mondello. Per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro una Seat Leon, ferma in attesa che scattasse il verde. L'impatto tra la moto e l'auto ferma è stato violentissimo. Nicolò Acquisto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e gli agenti della sezione infortunistica della Municipale, oltre ai sanitari del 118. I carabinieri riconsegnano il primo atlante moderno della storia, risale al XVII secolo. Era stato trafugato dal vescovo Andrea Lucchesi Palli. Oggi la cerimonia di consegna del prezioso volume alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento rimarrà esposto in vetrina per alcuni giorni. Vediamo. Hanno riportato, restituito alla città di Agrigento un prezioso volume del 1612. Il recupero è frutto di un'attività di collaborazione tra istituzioni. In particolare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna viene messo a conoscenza nella fine del 2018 della possibile vendita sul mercato estero di un'opera libraria che presentava al momento dell'esportazione alcune pagine a brase e soprattutto la mancanza di alcune parti di queste pagine, come cancellature, e come fossero state a brase appunto dei timbri presenti. Dal di qui nasce un'inattività di indagine proprio con i funzionari della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna e dell'Ufficio Esportazione di Bologna, che ci permette poi anche attraverso esami scientifici svolti dal raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Parma di arrivare a individuare questo volume come proveniente dalla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Ed oggi è così, attraverso l'indagine poi che abbiamo portato avanti d'intesa e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ottenere immediatamente un sequestro e poi sviluppare tutta l'attività che c'è stata poi successivamente, è stata necessaria per delineare naturalmente come fosse venuto in possesso di questo bene la persona che l'aveva messo in vendita. I cettatori sono caduti sull'Irlanda e questo bene naturalmente era per noi frutto di riciclaggio, perché essendo state a brase alcune parti, essendo state cancellate le tracce del reato, il reato per noi ipotizzato era quello di riciclaggio. E è caduto però sull'Irlanda, non avevano asportato o quantomeno non si erano accorti, oppure poteva in questo caso lasciare un evidente cancellazione su quella stessa pagina, un timbro ancora leggermente visibile. Naturalmente gli strumenti scientifici a disposizione ne hanno permesso di amplificarne le forme, i contenuti e da qui risalire appunto alla Biblioteca Lucchesiana. Un volume importante per la Biblioteca Lucchesiana. Un evento importantissimo, perché quello che è stato sottratto pian pianino va ritornando a casa, torna a casa un bene che apparteneva alla Lucchesiana, preziosissimo, un atlante geografico del 1612,
L'Ortelius, l'autore di questo Atlante, incominciò a pubblicare, a stampare i suoi volumi nel 1570. Noi abbiamo l'edizione del 1612 che apparteneva al vescovo Lucchesi Palle. Lui aveva una collezione di 8.000 volumi. Lui era un grande uomo di cultura, uno studioso, ma anche bibliofilo, raccoglitore di volumi antichi, quindi conosceva il valore delle opere, comprò tanti libri, lui era un principe, aveva anche una disponibilità economica. Allora, questo libro che ritorna arricchisce il nostro patrimonio, che è stato dilapidato nel corso degli anni, nel corso dei secoli. Le tante vicende triste e dolorose della Lucchesiana, prima l'incameramento da parte dello Stato, poi la guerra, poi il crollo del tetto, la frana, tutte queste cose, e quindi il trasferimento di questo volume in altre sedi, questo ha creato una dispersione del patrimonio. E oggi questo evento invece ci dice la città di Agrigento recupera un bene che apparteneva alla comunità. Torna l'iniziativa Porte Aperte in Sicilia da oggi, giovedì 10, a domenica 13 giugno. I cittadini dai 18 in su che non presentano fragilità potranno vaccinarsi su base volontaria negli hub vaccinali provinciali anche senza prenotazione. I vaccini dedicati all'iniziativa saranno AstraZeneca e Johnson & Johnson. L'iniziativa prende l'avvio da una disposizione del presidente della regione Nello Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna di immunizzazione che procede in maniera spedita, si legge in una nota, in tutta l'isola e fa registrare un trend in costante crescita. Nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 6 giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287.000 somministrazioni, superando ogni giorno il trend assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza accoglie positivamente il via libera del commissario Figliuolo alla seconda somministrazione di vaccino anti-Covid nei luoghi di vacanza. La Sicilia sarà apripista. Lello Casesa. La campagna di vaccinazione va avanti con molta determinazione e organizzazione. Sono oltre 500.000 le somministrazioni che ogni giorno vengono inoculate nel nostro paese. Intanto sul Green Pass ci sono notizie incoraggianti, sarà operativo a partire dal 1 luglio in molti paesi europei ed anche il nostro paese si sta attrezzando per farlo. Lo ha dichiarato Figliuolo in occasione di una sua visita istituzionale. L'altra importante questione è che si potrà ricevere la seconda dose anche in vacanza, così come aveva chiesto il governatore del Piemonte alla conferenza delle regioni. Ed abbiamo accolto, dice il generale, questa opportunità. I cittadini dunque potranno ricevere la seconda dose durante i giorni di vacanza nel nostro paese e ci organizzeremo e faremo gli opportuni bilanciamenti logistici delle dosi. Dal punto di vista dei flussi informativi, le procedure sono già limate, ora le regioni le dovranno mettere in pratica. Non sappiamo ancora quanto durerà questo vaccino, noi ragioniamo come se durasse un anno. Posso dire che abbiamo già opzionato di concerto con l'Unione Europea una quantità tale di vaccini per coprire tutta la popolazione con un'ulteriore dose ed anche con una robusta riserva, ha aggiunto il generale. Per la futura vaccinazione pensiamo ad un trasferimento dagli hub agli ospedali, coinvolgendo medici di base, farmacie, pediatri, punti vaccinali aziendali. Abbiamo adesso la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti, e potremmo probabilmente procedere a vaccinare giovani fino a 6 anni. Questo ci consentirà la massima sicurezza in presenza per il nuovo anno scolastico. Poi continueremo con il tracciamento ed il diradamento. Sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare il rischio, ha affermato il generale Figliuolo. Ad oggi sono state somministrate oltre 39 milioni e 300 mila dosi di vaccino. Gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono circa 26 milioni, quasi il 48%. Questo grazie alla grande efficienza raggiunta dalla macchina organizzativa. È la bella Italia che quando si mette assieme e fa squadra, vince, ha concluso Figliuolo. Usura e minacce a Palermo, 5 misure cautelari, tra le vittime anche Marco Baldini. L'applicazione di tassi di interesse sarebbero arrivati fino al 140% annuo. Il capo dell'organizzazione è il fratello del boss Cillari. I dettagli nel servizio. Il suo appellativo era succhiasangue.
Salvatore Cillari, fratello di un boss all'ergastolo, era uno spietato usuraio, imponeva tassi di interesse fino al 140% annuo. Stanotte è stato arrestato dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Ai domiciliari sono finiti il figlio Gabriele e altre due persone, Matteo Reina e Giovanni Cannatella. Un quinto indagato, Achille Cuccia, ha il divieto di dimora a Palermo. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dalla sostituta Federica Paiola hanno svelato un vasto giro di usura fra la Sicilia e Roma. Fra le vittime anche il conduttore radiofonico Marco Baldini, così come accertato da Repubblica, che già altre volte era finito nelle grinfie degli strozzini. Dalle intercettazioni emerso che nel giugno 2018 doveva dare ancora 60.000 euro a Cillari. Sono davvero drammatiche le conversazioni captate della finanza. Io ci devo andare domani, andammo a prendere 500 euro. E con questi che ti ha dati, sono 2.500, no, la sua figlia ci ha scritto un bigliettino da quando è iniziato. Se iniziò il 16 dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, rimangono le 5.000 euro. Cillari, che ha 63 anni, aveva sempre mogli alquanto sbrigativi e soprattutto tante frequentazioni anche con esponenti della criminalità organizzata. Il GIP Marco Gaeta parla di contiguità con esponenti del mandamento mafioso di Porta Nuova, favoriti dal rapporto con il fratello Gioacchino, ritenuto un killer di Cosa Nostra. I proventi del giro di usura sarebbero stati riciclati dal figlio di Cillari, Gabriele, che negli ultimi anni era diventato uno dei maggiori protagonisti della movida palermitana. Aveva persino aperto un locale all'interno del mercato del Capo, l'acerba osteria dinamica a metà fra galleria d'arte e ristorante. Adesso l'attività è sotto sequestro, sigilli anche a due immobili, a conti correnti e a una moto. Così dice il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Purtroppo dispiace registrare che le vittime non sono state collaborative con gli investigatori, nonostante le pressanti intimidazioni e minacce subite dagli usurai. Abbiamo iniziato dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, non era il servizio della giornata, giusto? Qua! Qua sono! 100, 200 e 100, 400 e 500. Mi dice un punto, lì le 2,50, giusto? Ribadisco ancora una volta che l'unico modo per uscire dalla morsa dell'usura, così come dall'estorsione, è denunciare questi criminali. Le vittime di Cillari sono soprattutto antiquari, come Cannatella, ritenuto il referente del gruppo nella capitale. Gli usurai cercavano di trarre il massimo di profitto dalla crisi economica dovuta all'emergenza ancora in atto da Covid-19. I rischi di usura sono sensibilmente aumentati, spiega invece il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Per questo l'impegno investigativo è costante per contrastare ogni tentativo della criminalità di strumentalizzare le difficoltà di famiglie e imprese per ottenere ulteriori profitti illeciti. Ci portano a fare 20-19, 12-9, a 3 mesi. Io prima che mi chiedessero, piglia 500 euro e mi metto a casa. Vedrei se venne a casa. Io non mi sono rotto i c***i. Avevano tutti i problemi. È grosso. Perché se venne a casa. Se venne a casa. E faccio morire i cristiani. Un'organizzazione criminale nigeriana che gestiva un vasto traffico di stupefacenti è stata smantellata dai carabinieri di Caltanissetta, che hanno arrestato 16 persone nel corso di un'operazione coordinata dalla DDA della locale procura. Il clan, denominato Ikarima, con base nel centro storico del capoluogo nisseno, sarebbe un'articolazione della storica organizzazione criminale nigeriana presente in Italia ed in Europa, dedita principalmente al traffico degli stupefacenti e al controllo della prostituzione. Nino Agostino, ufficialmente solo un agente del commissariato San Lorenzo, ucciso perché cercava i grandi latitanti. Dopo 31 anni la sentenza. C'è il servizio.
fatto fuori da Cosa Nostra perché cercava boss latitanti. Questo scrive il GUP Alfredo Montalto nelle motivazioni della sentenza per il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, incinta di 5 mesi, avvenuta il 5 agosto di 32 anni fa. Il giudice davanti al quale il processo si è svolto con il rito abbreviato ha inflitto l'ergastolo al boss Nino Madonia. Altri due imputati, il boss Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento, hanno scelto il dibattimento e sono stati rinviati a giudizio 32 anni dai fatti. La caccia ai latitanti viene prevalentemente, anche se non esclusivamente, indicata dai collaboratori di giustizia quale causa della decisione mafiosa di uccidere il poliziotto, scrive ancora il GUP. Come aggiunge la DN Cronos, sono stati acquisiti agli atti anche importantissimi riscontri su questa attività di Agostino, che si rivelano assolutamente significativi, se non decisivi, per confermare l'attendibilità delle dichiarazioni, soprattutto perché l'attività di ricerca dei latitanti non rientrava tra i compiti di servizio assegnati ad Agostino. Ma per Montalto emergerebbe anche un altro movente, come emerge dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, una ulteriore possibile concomitante ragione dell'uccisione, che sarebbe collegata ad alcuni rapporti che Cosa Nostra, e nel caso specifico la cosca dei Madonia, intratteneva con esponenti importanti delle forze dell'ordine, soprattutto collegate ai servizi di sicurezza dello Stato. Il giudice fa riferimento anche alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, secondo cui Madonia riuscivano ad avere notizie da talpe interne alla questura di Palermo riguardo anche a coloro che erano dediti alla ricerca dei latitanti. Nelle motivazioni della sentenza, che sono state depositate giusto ieri, 9 giugno, viene rimarcato anche un tentativo di depistaggio intervenuto ad opera di uno dei più noti esponenti mafiosi in stato di detenzione, Giuseppe Graviano, e prosegue. Graviano il 14 luglio 2020 ha rimesso dalla casa circondariale di Terni, nella quale si trovava detenuto, alla corte d'assise di Reggio Calabria, che lo stava processando per alcuni delitti, una memoria difensiva nella quale, tra i molti temi affrontati, vi sono anche specifici riferimenti all'omicidio Agostino Castelluccio. Nella memoria si legge che l'omicidio Agostino si inserirebbe in un unico contesto che muove dall'omicidio del padre di Graviano, Michele, giunge sino all'arresto dello stesso Giuseppe Graviano. Secondo il boss, i mandanti dell'omicidio Agostino andrebbero cercati tra gli uomini vicino al boss Contorno. Per di più, scrive il GUP, Graviano aggiunge che il momento del duplice omicidio andrebbe individuato nelle indagini che Agostino avrebbe iniziato sulla gestione del collaboratore Contorno, nel coinvolgimento dello stesso Agostino nel fallito attentato alla Daura ai danni di Giovanni Falcone. Infine il giudice rimarca: il memoriale prosegue con alcune elucubrazioni che legherebbero il duplice omicidio alla strage di Via D'Amelio, ma il cui evidente fine è sempre quello di addossare tutte le responsabilità solo ed esclusivamente a quei soggetti già indicati come tutti legati a Contorno, e per questo il giudice parla di un tentativo non riuscito di depistaggio ad altri fini. La sentenza era stata emessa a marzo scorso ed erano state accolte le richieste della Procura Generale, che aveva evocato l'inchiesta dopo l'istanza di archiviazione avanzata dalla Procura. Un vasto incendio si è sviluppato ieri ai piedi della Valle dei Templi. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di coltivazione di grani antichi prodotti all'interno del parco archeologico. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco e del comando provinciale di Agrigento. Fiamme alte e fume hanno invaso la statale 115, difficoltà per la viabilità. Borgo Scala dei Turchi, chieste 8 condanne, resta in piedi solo l'abuso d'ufficio. C'è il servizio. La lottizzazione nei pressi della Scala dei Turchi fu illegittima, frutto di una serie di abusi e irregolarità progettuali. Il decorso del tempo ha cancellato gran parte delle imputazioni, ma non l'abuso d'ufficio. Con queste premesse, il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha chiesto la condanna degli 8 imputati del processo sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto villaggio dei VIP, un complesso di villette a schiera bloccato sul nascere dall'inchiesta. Sul banco degli imputati siedono l'architetto Giuseppe Vella,
59 anni, funzionario del comune di Realmonte, Giuseppe Farrugia, 64 anni, ex sindaco di Realmonte, nonché progettista della lottizzazione Comair, Cristoforo Giuseppe Sorrentino, 54 anni, tecnico dell'ufficio tecnico comunale di Realmonte, Daniele Manfredi, 57 anni, direttore dei lavori, Giovanni Farrugia, 61 anni, direttore dei lavori per le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione Comair, Vincenzo Caruso, 62 anni, Agostino Friscia, 65, Calogero Carbone, 65 anni, dirigenti della soprintendenza. Il magistrato della procura ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di Manfredi, accusato di abuso d'ufficio, è falso. 2 anni per tutti gli altri, ai quali si contesta il solo abuso d'ufficio. Chiesta anche la confisca delle opere edilizie sequestrate. I reati di lottizzazione abusiva e di deturpazione di bellezze naturali risalenti a partire dal 2008 sono prescritti. Resta in piedi solo l'abuso d'ufficio contestato a tutti gli imputati e la singola accusa di falso ipotizzata nei confronti del direttore dei lavori Daniele Manfredi, che avrebbe attestato falsamente in 2 perizie consegnate alla sovrintendenza che il progetto rispettava il limite della distanza di 150 metri dalla battigia. E questa è una delle principali accuse, oltre allo sforamento delle altezze dei fabbricati. I giudici della seconda sezione penale presieduta da Vilmam Angela Mazzara, dopo la requisitoria, hanno dato la parola agli avvocati di parte civile. Il tribunale ha poi fissato la successiva udienza al 30 giugno per le arringhe di alcuni difensori. A Punta Bianca, sopralluogo congiunto tra l'esercito italiano e il comune di Agrigento, sollecitato da Maria Amico e fortemente voluto dal sindaco Franco Miccichè. Tale incontro è finalizzato al recupero della strada che conduce alla spiaggia di Punta Bianca, utilizzata da tanti residenti e dai moltissimi visitatori che durante la stagione estiva vogliono raggiungere il mare. Oltre l'amministrazione, gli uffici e gli uomini dell'esercito hanno partecipato i consiglieri della quinta commissione consiliare di Agrigento. Il gruppo ARS diventerà bellissima, presenta il disegno di legge in materia di riordino e gestione delle riserve naturali e della rete Natura 2000. Prima firmataria del disegno di legge il presidente della Commissione Territorio e Ambiente Giussi Savarino. Questo DDL, afferma Savarino, vede la luce dopo un percorso di analisi serio e minuzioso che mira a promuovere una gestione unitaria e coordinata del sistema delle riserve naturali della regione siciliana, dei siti facenti parte della rete europea Natura 2000 e dei geositi sul territorio. L'obiettivo, prosegue l'onorevole, è quello di condividere un sistema di tutela del patrimonio naturalistico, oltre che di promozione delle attività di fruizione naturalistica ed educazione ambientale attraverso la costruzione dell'Agenzia regionale delle aree protette e relativo piano di gestione e agevolando l'accesso ai fondi europei disponibili. Entra nel vivo l'udienza preliminare sul caso degli autisti della società Trasporti Urbani di Agrigento accusati di truffa e interruzione di pubblico servizio. Vediamo. Secondo il pubblico ministero Gianluca Caputo, le accuse di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio meritano di essere approfondite in dibattimento. Il magistrato della procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio in aula davanti al giudice Michela Raimondo. L'udienza preliminare a carico dei 10 autisti di autobus della TUA accusati di aver fatto la cresta sui biglietti e deviato i percorsi in maniera arbitraria è entrata nel vivo e si concluderà il 7 luglio. I difensori dei 10 imputati avevano chiesto al giudice di dichiarare la nullità dei capi di imputazione formulati dalla procura perché troppo generici e indeterminati, tali da rendere impossibile un'adeguata difesa, e l'inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato perché priva della autorizzazione prefettizia. Il giudice aveva rigettato le eccezioni e adesso il procedimento è proseguito. Gli autisti della società Trasporti Urbani Agrigento sono accusati di aver fatto la cresta sulla vendita dei biglietti e di aver deviato il percorso degli autobus per proprie esigenze personali. Sul banco degli imputati siedono Maurizio Butticè, 52 anni, Maurizio Camilleri, 52 anni, Giuseppe Daniele, 60, Giuseppe Dionisi, 52, Vincenzo Falzone, 53, Giuseppe Lattuca, 59 anni, Michelangelo Nasser, 57 anni, Andrea De Carmelo Russo, 59, Giuseppe Trupia, 54 anni e Angelo Vaccarello, 53 anni.
A Butticecca, Milleri, Daniele Falzone, Lattuca, Rossello e Vaccarello si contesta di aver venduto a bordo dei mezzi dei titoli di viaggio a un prezzo maggiore e non vendibili, di aver omesso la stessa registrazione della vendita e soprattutto di aver riciclato i biglietti vendendoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza, oppure incassando i soldi senza neppure consegnarli. Dionisi, Nasser e Trupia sono accusati di interruzione di pubblico servizio perché in tre circostanze nel 2017 avrebbero deviato dal tragitto previsto, anche omettendo alcune fermate e lasciando gli utenti a piedi. Mondo della scuola in subbuglio per le classi pollaio e per la mancata stabilizzazione dei docenti. Ieri sit-in di protesta dei sindacati. Vediamo. E oggi c'è un presidio a livello nazionale a Montecitorio e poi in tantissime parti d'Italia. A Messina abbiamo deciso di fare il presidio perché è giusto dare voce anche ai colleghi che si trovano nelle condizioni di precariato da tantissimi anni. Noi protestiamo perché il governo non ha rispettato il patto per la scuola sottoscritto qualche settimana fa dai segretari generali, mentre nel decreto sostegno bis hanno messo tutt'altro. Noi in sostanza chiediamo la stabilizzazione dei precari che hanno almeno 3 anni di servizio, l'organico Covid, la trasformazione dell'organico di diritto e soprattutto la riduzione degli alunni per numero nelle classi. Credo che queste siano delle cose importanti che servono alla scuola per ripartire, perché altrimenti noi a settembre ci ritroveremo ancora con più di 150.000 precari e soprattutto ci ritroveremo in alcune parti d'Italia senza i docenti. FLCCGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e ANIEF anche a Messina sono scesi in piazza sotto la sede della prefettura a sostegno delle numerose richieste di modifica al testo del decreto legge Sostegni Bis, il cui iter di conversione in legge è già avviato alla Camera. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il governo e i gruppi parlamentari ad approvare le necessarie correzioni e integrazioni al testo secondo quelle richieste che sono state avanzate nei giorni scorsi al Ministro dell'Istruzione e che vogliono disegnare una scuola non più precaria, ma più sicura e rispettosa dei diritti di tutti. La pandemia ha permesso di scoprire che nella scuola c'era bisogno di tanto aiuto. Intanto hanno capito che occorre molto più personale, che questo personale serve a diminuire il numero degli alunni per classe, numero troppo elevato e non adatto ai metri quadri delle classi, non adatto a una giusta posizione dei bambini nelle classi, perché i ragazzini, specialmente più piccoli, hanno bisogno di spazio, dico anche più grandi, ma a maggior ragione la scuola primaria e la scuola dell'infanzia sono state le uniche ad andare a scuola perché il contagio rispetto ai ragazzi più grandi era minore. E lì si è visto veramente le scuole come sono carenti, come non hanno aule adeguate. La coerenza non sta proprio al Ministero. Dicono una cosa, ne fanno un'altra. Noi ci troviamo in difficoltà gravi, noi operatori della scuola, perché non abbiamo una guida ferma, sicura, certa, che appunto tenda a risolvere le tante questioni della scuola. Si dicono tante cose, se ne fanno pochissime, per non dire quasi nulla. Dico soltanto 200.000 precari, che sono un quinto di tutti gli operatori della scuola, un quarto, tra un quarto e un quinto, sono una enormità perché possano risolversi i problemi della scuola. Quindi provvedimenti certi, ce li attendiamo, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, speriamo che prima o dopo ci ascoltino. Il corpo docenti e anche il personale ADA in questi 2 anni si è veramente prodigato senza una formazione da parte del Ministero, quindi del superiore gerarchico, per affrontare la pandemia. Molti docenti hanno veramente a loro spese, si sono formati sulla didattica a distanza, quindi su tecnologie multimediali, e sono in grado adesso di affrontare anche periodi di pandemia future o eventualmente situazioni particolari. Quindi si deve smettere di pensare che il personale docente, il personale ADA non lavori. Ennesimo furto di una Fiat Punto a Canicattì, dove i ladri sono entrati in azione in una zona periferica del grosso centro agrigentino. L'auto di proprietà di un 35enne tunisino era parcheggiata nei pressi dell'abitazione. L'uomo era tornato in Tunisia per trascorrere alcuni giorni nel paese d'origine. Al rientro a Canicattì non ha più visto la sua auto. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, soprattutto per quanto riguarda questo specifico modello di auto.
La procura di Agrigento ha chiesto al tribunale il rinvio a giudizio di un uomo di 90 anni di Aragona, Gaetano Fayà, imputato di stalking a danno di una donna di 52 anni già a suo servizio come badante, perseguitata a tal punto che in occasione del matrimonio di lei lui l'avrebbe derisa raccontando agli invitati di essere il suo amante e che il marito di lei era solo un pappone che la sfruttava. E poi ancora pedinamenti e minacce di morte, anche brandendo un coltello o prospettando un investimento con l'automobile. La prima udienza preliminare innanzi al giudice Stefano Zammuto è in calendario il prossimo 29 giugno. Momenti di tensione in un ristorante nel quartiere di Villaggio Mosè d'Agrigento, dove marito e moglie seduti al tavolo hanno iniziato a discutere animatamente, finendo per litigare. L'uomo in escandescenza all'improvviso ha cominciato a urlare e inveire nei confronti della moglie davanti agli occhi increduli di camerieri e clienti. Poi si è alzato e ha rovesciato la tovaglia del tavolo, scaraventando piatti, bicchieri e anche cibo all'indirizzo della donna. Il personale del ristorante ha così chiamato la polizia, che è dovuta intervenire per riportare la calma. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Messina assunti dopo 22 anni 40 precari storici delle navi ferroviarie. Vediamo. Finalmente, dopo quasi 22 anni, è finita questa battaglia. Diciamo che devo ringraziare innanzitutto il sindacato Orsa e il signor Mariano Massaro, che hanno lottato con tutte le loro forze per fare in modo che l'FI facesse questa selezione per assumere i precari. Ringrazio loro. Per il resto non devo ringraziare, ringrazio l'FI che si è comportata in modo onesto nella selezione. Per il resto non devo ringraziare a nessuno, perché ce la siamo sudata tutta fino alla fine. L'importante è che finalmente si è conclusa bene. Dopo 22 anni sono felice, contento e soddisfatto. È una sensazione sinceramente che non si può descrivere. Dopo tanti anni di lotta e sacrificio, sia a livello sindacale, oggi abbiamo avuto la conferma con le nuove assunzioni in ambito RFI. E quindi sia la mia, ma anche tutta la, diciamo così, il sacrificio che abbiamo fatto con i nostri colleghi, oggi ci porta al compimento, diciamo così, di una trafila di battaglie per ritrovarci, diciamo così, alla nostra stabilizzazione. Era il 2007 quando ho iniziato con gli imbarchi a tempo determinato di 78 giorni. Fino al 2012, poi c'è stata la dismissione di alcune navi, Iginia, Sibari e Rosalia, altre sono passate a Blue Ferris, quindi non ci hanno chiamato più, almeno per quelli di coperta. Poi sono ritornato nel 2017, fino adesso, se Dio vuole, cambia la vita in tutti i sensi, professionalmente e la vita anche di tutti i giorni. Ci si può veramente pensare adesso di costruire una famiglia con delle regole, diciamo, quelle più naturali di tutti i giorni, vivere la propria moglie, vivere i propri figli ogni giorno, senza stare 8 mesi fuori di casa l'anno. È un sogno, una cosa indescrivibile. Non hanno mai mollato, noi gli siamo sempre stati accanto, hanno fatto cause legali, qualcuno l'ha persa, qualcuno l'ha vinta. Alla fine è arrivata questa dirigenza che, quando bisogna spezzare una lancia anche per la controparte, bisogna farlo. Questa dirigenza forse ha capito, ha scommesso sul lavoro e sui lavoratori. È arrivata questa selezione esterna, dove c'è stato un diritto preferenziale per questi precari. Chi vantava anni di precariato in questo ambiente aveva qualche punteggio in più. Ce l'hanno fatta quasi tutti, stiamo parlando degli ufficiali di macchine e di coperta, ancora aspettiamo il gruppetto dell'esecutivo, ma se ne parlerà a fine estate. Il rilancio c'è, l'abbiamo visto, siamo stati ultimamente a Roma a parlare col vice ministro Cancellieri, abbiamo preso atto che con i soldi che stanno arrivando del Recovery Fund ci sono anche dei soldi dedicati all'area dello stretto nel piano, di rilancio, piano nazionale di rilancio e resilienza. Stanno arrivando i primi 80 milioni, da quello che ci è dato sapere dovrebbero essere intorno ai 410 milioni la cifra totale da investire nello stretto. Oggi la consegna del mercato coperto a Ballarò, Palermo. Due strutture accoglieranno le attività eliminando le attuali bancarelle. Vediamo. Ballarò
non può e non deve morire, e per non morire deve tornare al passato, a un tempo nel quale c'era il mercato coperto. Noi stiamo costruendo il futuro di Ballarò tornando ad un passato che è stato mortificato dalla demolizione di queste coperture. Adesso in collaborazione con le ACP abbiamo realizzato questa copertura e un'altra ancora più grande, e abbiamo avviato un percorso di assegnazione di questi spazi in conformità alle indicazioni del Consiglio Comunale ai operatori del mercato di Ballarò che storicamente operavano in questa zona e devono continuare a operare in questa zona. Per i lavoratori che già prestavano servizio presso un mercato c'è la possibilità di, dimostrando di essere già preesistente, quindi già lavorare entro quella data, c'è la possibilità di regolarizzare, quindi richiedere il suolo pubblico e ottenere la concessione e quindi lavorare in maniera regolare. Per dimostrarlo ci sono diversi metodi, attraverso, noi li abbiamo descritti in un regolamento. Nel caso in cui poi ci dovessero essere ancora degli spazi da poter concedere, verrà fatto il bando per coloro i quali, essendo terzi, possono comunque accedere al mercato. Questo mercato l'abbiamo visto dall'alto, l'abbiamo visto di lato, l'abbiamo visto sulla carta. Progettato oggi, siamo dentro il mercato mercato coperto di Piazza del Carmine. Un passaggio molto importante che abbiamo fatto stamattina sia con lo IACP che con il comune, col sindaco e con la giunta, per ribadire che la priorità del mercato, dell'operazione in corso, mira a regolarizzare le botteghe presenti da sempre in questa piazza. La giunta ha predisposto questo atto come regolamento che verrà sottoposto al Consiglio Comunale. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale su questi temi non tergiversi, come ha fatto per l'approvazione del regolamento sui mercati storici, che è fermo in Consiglio Comunale da più di 6 anni. Gli operatori del mercato sono disponibili a seguire un processo di regolarizzazione, accettano la sfida. Ballarò è diventato un po' dura lavorare perché la gente scende poco con questa ZTL, però noi ci arrangiamo sempre perché non vogliamo fare morire Ballarò. Però da un punto di vista guardiamo anche avanti, nel senso metterci in regola, lavorare sistemati, anche per un domani, un futuro, nella vecchiaia, avere una piccola pensione, qualche cosa serve sempre. Il mio bisnonno, poi mio nonno, da mio nonno a mio padre e da mio padre io porto l'eredità. Dico, si ci deve nascere per lavorare a Ballarò. C'era tanto entusiasmo tra i mercatari del mercato di Ballarò, i residenti, le persone che vengono al mercato di domenica e registrano tanto entusiasmo perché ricordano i vecchi tempi. Quindi la speranza è che si possa dare, possa rinascere Ballarò. Il capannone è soltanto l'inizio perché dopo ci sono tratti del mercato di Ballarò che vanno riqualificati e quindi noi come circoscrizione puntiamo ad accendere i riflettori, già sono stati accesi, ma adesso la continuazione è quello di procedere, quello che aspiriamo noi come consiglio della prima circoscrizione è che tutto il mercato di Ballarò venga riqualificato da un capo all'altro. Agrigento batte Omegne, strappa il pass per una finale attesa e tanto sudata. La Fortitudo Agrigento riesce a vincere con il punteggio di 79 a 66. Dopo le due sconfitte consecutive, coach Catalani ha caricato sulle spalle di Gio Veronesi la responsabilità dell'attacco. Il giocatore non ha tradito le aspettative e ha messo in fila 28 punti. Adesso la Fortitudo Agrigento giocherà in trasferta la prima gara di finale contro l'Umana San Giobbe chiusi. Ci sono le interviste post partita, vediamo. Partita serie più che altro, serie difficilissima, intensissima, dura mentalmente, fisicamente. Siamo arrivati a gara 5, due squadre molto equilibrate, si è visto fino alla fine, abbiamo combattuto fino alla fine, due partite senza un giocatore importantissimo per noi. Emozionato. Ma sappiamo che ancora non è finito il nostro sogno, abbiamo un obiettivo, vogliamo arrivarci fino alla fine. Oggi ci godiamo questo momento perché è giusto che sia così. Voglio fare complimenti a tutti i ragazzi che sono entrati oggi perché sapevamo l'assenza importante che avevamo. E niente, godiamoci questa giornata e poi penseremo alla finale contro chiusi. Quanto è bello vincere con questi tifosi. Ma guarda anche questo, oggi prima della partita, mentre
facevo serie di tiro e mi riposavo un po'. Vedevo che la gente entrava, il clima completamente diverso, emozioni diverse. E l'adrenalina che provi, il calore della gente, fa la differenza, ragazzi. È un altro sport così. E quindi godiamoci questo momento. Che finale ti aspetti adesso? Mi aspetto una finale sicuramente combattuta. In settimana lavoreremo un po' su chiusi, ma sinceramente ora pensiamo a goderci, come ho detto prima, questa giornata. E poi lo staff ci farà vedere cosa ci aspetta, ma di sicuro sarà una serie molto combattuta. Noi ci metteremo l'anima, abbiamo un obiettivo e lotteremo fino alla fine per raggiungerlo. Però su questo accesso a questa finale c'è la tua firma. Quanto sei felice e quanto è stata dura questa partita? È stata durissima, sapendo la mancanza di Sacca, che avremmo dovuto fare tutti qualcosa in più. Io personalmente venivo da delle performance in questi playoff che individualmente non mi sono molto piaciute. Sono entrato pensando a fare il meglio che potevo fare, dare una mano alla squadra sia dal punto di vista realizzativo che difensivo. E sono stato bravo, la squadra è stata brava a reggere l'urto ogni volta. Abbiamo fatto break, l'abbiamo ripreso, però abbiamo tenuto duro e alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Quanto conta il cuore in partite come questa? Tantissimo, tantissimo, e la spinta in più ce l'ha data il pubblico ovviamente. Venivamo da due partite faticose che a livello di energia ci avevano tolto tanto, e avere il pubblico qua con noi stasera è stato un motivo in più per portare in alto questa maglia. E la dedica per questa vittoria? La dedico ai nostri tifosi. Calcio eccellenza, l'Akragas prepara il big match contro la Nissa. Carmelo Lentini. Stanno rispondendo positivamente i tifosi di Fede Biancazzurra in previsione della sfida con la Nissa di domenica prossima 13 giugno allo Stadio Seneto, il cui esito potrebbe regalare l'accesso alla finale di promozione in Serie D. L'ambiente è caricatissimo e durante gli allenamenti non manca il solito gruppo di affezionati sportivi che incoraggiano i beniamini biancazzurri, i quali fremono per regalare qualcosa di importante alla propria società e anche alla città. Stimolati al massimo gli stessi calciatori agregantini che esortano i propri tifosi ad affollare le tribune dello stadio per trasmettere il calore necessario per superare l'ostacolo Nissa. Ai biancazzurri potrebbe bastare anche un pareggio, ma con gol. Però in casa Akragas l'obiettivo principale è la vittoria, specie davanti ai propri tifosi che finalmente potranno assistere dal vivo alla prestazione del gigante. Seguiamo adesso le interviste con il forte centrocampista argentino Spinelli e Salvatore Incatasciato, proveniente dalla D con il Sandonà. Partita molto molto importante che determina il nostro percorso, e quindi abbiamo assolutamente bisogno dei nostri tifosi che ci dia una grande mano, perché sarà una partita difficile, dura, e ci teniamo molto a fare bene, e con il loro sostegno sicuramente sarà più facile. Ecco. Innanzitutto sarà sicuramente una sfida importante, importantissima, e affrontiamo un avversario importante, l'abbiamo visto già nella partita all'Esseneto dell'andata, se così si può dire. Quella volta è andata bene per noi, abbiamo vinto 1-0, ma sicuramente ci aspetterà una partita difficilissima. Noi la stiamo preparando bene, come tutte le altre del resto, e quindi questa volta avremo sicuramente una marcia in più, che sarà quella dei tifosi, che aspettiamo da tanto tempo. L'ultima partita qui in casa in cui l'abbiamo avuta è stata quella con la San Cataldese, ma ancora eravamo nel vecchio girone, quindi sarà tutt'altra sensazione, tutt'altra partita, e quindi ci aspettiamo, insomma, che i tifosi siano il dodicesimo uomo in campo, come si suol dire. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.